Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, ha celebrato 2 milioni di passeggeri da e per l'aeroporto di Napoli e un anno di attività nella sua ultimissima base italiana. La programmazione di Ryanair a Napoli per l'estate 2018 include 121 voli settimanali per 28 destinazioni, di cui 18 nuove per lo scalo di Napoli, come Brema, Lisbona, Stoccolma e Varsavia. Un nuovo servizio bisettimanale per Marrakech inizierà a ottobre, come parte della programmazione per l'inverno 2018-2019 di Ryanair a Napoli, con 25 rotte in totale che supporteranno 1.500 posti di lavoro. La celebrazione è nel corso di un incontro a cui hanno preso parte l'assessore comunale al turismo Nino Daniele e l'amministratore delegato di GESAC Armando Brunini. La forza della città richiama attenzione e l'attenzione che appunto gli investitori mettono sulla città dà ulteriormente forza alla città. Quindi già quest'anno siamo ormai sull'abbrivio per nuovi record in termini di presenza turistica. Noi facciamo i complimenti a Ryanair perché in un anno è cresciuta velocissimamente, anche se non avevamo dubbi, conosciamo la sua capacità di velocemente prendere volumi e produrre volumi sull'aeroporto e sulle destinazioni. Però siamo molto soddisfatti anche perché la loro è una crescita qualificata, sono cresciuti soprattutto su rotte nuove, quindi su destinazioni non coperte da Napoli, hanno tenuto i voli d'inverno e quindi questo ha consentito da un lato all'aeroporto di crescere tanto grazie a Ryanair, ma grazie anche alle altre compagnie aeree, perché non si sono sovrapposti, quindi noi abbiamo una crescita veramente forte l'anno scorso e all'inizio di quest'anno dovuta sia al contributo Ryanair sia al contributo delle altre compagnie. Per celebrare il trasporto di 2 milioni di passeggeri a Napoli, Ryanair ha messo in vendita posti a partire da 19,90 per viaggiare fino a settembre, disponibili per prenotazioni solo sul sito Ryanair. E fino alla mezzanotte di venerdì 15 giugno il manager Kenny Jacobs ha spiegato. Siamo assolutamente soddisfatti con le nostre performance, sicuramente possiamo crescere ancora di più, c'è un enorme potenziale qui a Napoli, non solo per l'estate ma molto importante soprattutto per l'inverno, per estendere appunto la stagionalità, ed ecco perché stiamo ospitando anche giornalisti da tutta Europa per sottolineare quanta potenzialità c'è a Napoli.